Bene, ciao ragazzi, vi voglio raccontare un po' Carlo Cori, non voglio andare molto per le lunghe, soltanto farvi un riassunto di come ho cominciato la mia carriera. Nasco come batterista, diciamo batterista di heavy metal, perché vengo da quella scuola, avevo capelli lunghissimi, ancora più di quelli che ho adesso. Era l'epoca del rock, in una città come Milano, in tutta Italia, andava questo genere rock, Rolling Stone, Led Zeppelin, Grand Funk Railroad, ed io ho cominciato con varie band. Poi ho suonato anche quando ho capito che col rock era difficile guadagnarsi da vivere, ho suonato anche con altri artisti pop, diciamo, che erano dei personaggi tipo Marcella Bella, oppure nel Clan Celentano con Beppe Cardile, con Micchi del Prete, insomma ho fatto parecchia gavetta. Fra l'altro ho suonato anche con Toto Itati, e Toto Itati era Toto Cutugno, che aveva un'orchestra. Si girava molto e si faceva un altro tipo di esperienza. Sono un mancato batterista dei Pooh e sono un mancato batterista per scelta dei Mattia Bazar, ma forse il destino ha voluto così. Ho cominciato poi così per scherzo quasi a fare il mio primo disco come cantante, perché con la mia band accompagnavo una giovane ragazza, era una bambina sulla quale la discografia italiana puntava tantissimo, se non per la sua bravura, per la sua bellezza, perché veramente era una bambolina. Ed era questa la nipote dell'allora presidente del consiglio, Amintore Fanfani. E io mi trovai scaraventato su tutta la cronaca rosa, su tutti i giornali di cronaca rosa. Pensate un po', io a quel tempo sono stato fermato con un elicottero dalla polizia su una Ferrari per eccesso di velocità. Mi fermavano dappertutto, per quello che poi alla fine ho scritto anche la canzone. Ma siccome quando l'accompagnavo a fare la promozione del suo disco, lei era la mia ragazza e lo accompagnavo, tutti mi volevano in video, e così ho deciso di lasciare la batteria e cominciare a cantare. Ho cominciato molto, molto tardi, diciamo, nell'81 ho fatto il mio primo disco, Lulu, con la Pana Record, e il resto, insomma, è storia, via. Tutta la gente, rotto il rapporto con la nipote del presidente del consiglio, pensava di vedermi col culo per terra. Invece io, appena ho rotto il rapporto con Patrizia, mi comprai, mi ricordo all'epoca, una Lamborghini. Da lì ho fatto un po' di promozione in Italia, ma già ero un contestatore, non mi andava di accettare diciamo quello che ti proponevano le etichette, le edizioni, i produttori, i manager, insomma dovevi entrare in un tunnel ed essere pilotato. Mi fermavano dappertutto, autografi, così, però non riuscivo a vivere, io non avevo soldi, non sapevo come fare. E io volevo vivere di musica. Allora, pur avendo preso un telegatto che mi ha consegnato Mike Buongiorno, non mi ricordo più in che anno, a Boario Terme, poi me ne sono andato all'estero e da lì è cominciata la mia storia di vagabondo. Mi ritengo un vagabondo perché ce l'ho nel DNA, a me piace viaggiare proprio nel vero senso della parola, fare esperienze. Partire e non sapere quando si ritorna, insomma, queste cose qua. E così, diciamo, con questa mia voglia di girovagare, mi sono trovato in Germania. In Germania ho fatto veramente un bel colpo, perché sono stato poi pubblicato da una casa discografica, la Teldec, e sono stato in classifica per 4-8 settimane. È stato bellissimo. Ho lavorato alle Zeche di Bochum, al Westfalen di Dortmund. Ho fatto le più grandi album di musica. Mi ricordo che tornai in Italia tutto soddisfatto e passai proprio dalla Ricordi, c'era allora Salvini, che era il direttore artistico della Ricordi, che mi disse sì Carlo, sappiamo tutto, ma gira la macchina e torna là, perché qui è un casino. E capii che insomma le cose stavano così e continuai la mia strada. Dalla Germania una sera decisi di andare in Svezia. In Svezia mi davano del matto perché mi chiamavano Spaghetti Rock, mi dicevano che in lingua italiana era impossibile. Era impossibile, invece è stato possibile, perché feci un contratto con la Full Live Record, che è una casa discografica molto, molto potente, se non pur enorme, una media azienda che ha lavorato molto bene, ma ha distribuito in tutta la Svezia interviste e promozione. Per me è stata una soddisfazione troppo bella. E ho fatto questo album, Posto di Blocco, che la canzone, appunto, ormai il mio cavallo di battaglia, è dedicata alla polizia che mi ferma in continuazione. Infatti ho fatto anche un videoclip col permesso del Ministero degli Interni, con una Porsche che mammanettano, cose così. È stato molto bello, me la sono goduto, ho fatto la promozione e da lì ma neanche mi bastava, perché una notte guardavo la cartina e vedevo che dalla punta del Golfo di Stoccolma c'era un pezzetto di mare e poi di là c'era un'altra costa che geograficamente era la Russia.
E ho detto, osti, ma qui se io prendo attraverso questo pezzo qui, è detto fatto, ho preso una nave, ho messo la macchina su questa nave e all'alba sono arrivato al porto di fronte che era Riga. Questa città bellissima, piena di monumenti, mi ricordo era l'alba, le strade piene di buche. E mi sono fermato in un posto, un grattacielo, una specie di grattacielo dove sentivo della musica. Sono arrivato giù, c'erano 20 ragazze che ballavano e due camerieri uomini e 20 ragazze e donne. Ho detto questo è il mio posto, sono arrivato. E mi è piaciuta subito questa città, ho portato lì anche la mia band e ci siamo divertiti, abbiamo fatto concerti, televisione, ragazze che scendevano dal filobus per venirmi a chiedere l'autografo, è stato bellissimo. E con me è cresciuto anche quello che mi ha scoperto, un certo Edmund Kajewski, lo saluto, ciao Edmund, adesso è diventato potentissimo. Fatto sta che a Riga mi sono fatto un nome, veramente è stato bellissimo ed ero su tutti i TG, le televisioni, i concerti. Cosa bellissima, finché questa nazione piano piano, in 10 anni ha avuto un'evoluzione incredibile. Ma nonostante l'evoluzione, gli artisti italiani, di vari Toto Cotugno, sono una decina, Ricchi e Poveri, Pupo, non lo so, io Drupi, Riccardo Forgi. Quando io parlavo di queste tournée, nessuno voleva venire in questi posti perché ma no, cosa ci vai a fare? E allora ho avuto praticamente l'incarico con molte pressioni di portare dei guest, di organizzare delle cose con questi artisti. E ho portato parecchi artisti e amici, quali Sabrina Salerno, Righeira, Alan Sorrenti, in varie manifestazioni. Mi sono inventato anche una manifestazione Figli delle Stelle, potete vedere figliedellestellevip.com, dove ho portato i figli delle più grandi star, quale la figlia di Zucchero, la figlia di Ornella Muti, la figlia di Celentano, il grande Franco Nero col figlio e tanti altri. Se non che fra questo in questa fascia c'era anche Albano con Iari, che mi è simpaticissimo. E ripeto, Albano è un grande musicista che io stimo, per carità. Però secondo me lui mi ha obbligato a portare su anche Fiumiento. Fiumiento, se voi guardate La Vita in Diretta, è quello che fa tutti i giorni i collegamenti esterni, con un microfono va a intervistare. Lui lavora con Albano, praticamente è venuto su questo della Rai, ha preso dei contatti e mi hanno scippato 10 anni di lavoro. Io l'ho portato come special guest, ho tutto documentato, ho i video, ho i giornali, ho anche la mappa dell'arena, questo posto dove fanno i concerti, con i posti e con un contratto. Se non che Albano, chiaramente il pesce più grande ma mangia sempre il più piccolo, e in questo momento mi viene in mente Vasco Rossi, veramente. Vasco, io ti ringrazio perché almeno tu hai il coraggio di dire le cose. Quando ero a casa tua, Zocca, mi ricordo che ti facevo vedere il mio book e i miei filmati e tu mi hai detto bravo, vengo con te all'estero. E io ho detto sì, sarei felice. E tu mi hai risposto, Carlo, ma se arrivo io ti porto via tutto. Tu come fai dopo? Vedi, mi hai dato un segnale, ma almeno tu sei sincero. Mi hai fatto capire, adesso capisco cosa intendevi dire, che chiaramente arriva Albano e si è preso tutti gli sponsor. Hanno secondo me sbagliato sia gli artisti, anzi saluto anche Pupo, ci siamo incontrati all'aeroporto e tu mi hai detto capisco, ma poi cosa capisci? T'ho visto con Albano che lo intervistavi e vi siete divertiti, cioè io volevo soltanto magari, Carlo grazie a te stiamo lavorando, grazie a te stiamo prendendo sta carriola piena di dollari o di euro, ma io sono felice, prendeteli, io l'ho già preso e li prenderò da un'altra parte. Io avrei fatto diversamente, io avrei chiamato Albano se fosse stato lui a introdurmi in un posto e avrei detto Albano, succede questo, mi stanno proponendo questo, non voglio fare le scarpe a nessuno, però ho bisogno di lavorare, non mi bastano mai, guarda ti do una percentuale, grazie. Così anche l'organizzatore, evento, così anche Kajewski, che mio grande fratello, eppure adesso, ma sono cose che succedono, l'importante è la salute, comunque fa niente, stiamo lavorando lo stesso, stiamo organizzando per la Bulgaria, per gli Stati Uniti, ci tenevo a precisare soltanto questa cosa qua, che il pubblico magari da casa vede delle cose ma non sa di retroscena, succedono delle cose che secondo me non dovrebbero andare in questo modo qua, almeno se dipendesse da me io mi sarei comportato in modo diverso, va bene? Non vi racconto altro, spero che non arrivi la polizia. Ciao, Carlo Colli. Un nuovo sole e poi di nuovo per la tua strada. Sole.